Il clima sta cambiando, diventando sempre più imprevedibile. Nevica in periodi inusuali e ci troviamo poi ad affrontare acquazzoni improvvisi tutto l'anno. È veramente sempre più difficile prepararsi per i propri spostamenti. Ciao amici, sono Dindo Capello e mi trovo in un posto a me molto familiare, il circuito di Le Castellet, dove durante la mia attività di pilota ho passato giornate intere a testare le Michelin che poi mi hanno permesso di vincere per ben 3 volte la 24 ore di Le Mans. Penso che sia proprio per questo che Michelin mi abbia invitato qui a testare le sue nuove All Season, le Cross Climate 2. Affronterò adesso un viaggio a gomma usurata che avrò poi il piacere di raccontarvi. Andiamo a vedere quello che succede. Prima tappa. Partiamo con i test di frenata. Asciutto, bagnato, gomme nuove, usurate. Al Castellet ho provato veramente di tutto e ho finito il mio lavoro. Ora mi preparo per il mio viaggio a Barcelonnette. Sarà veramente un bellissimo viaggio. Dal mare arriveremo fino alla montagna. Vedrete che ci divertiremo. Però, anche con la radio spenta, queste gomme sono assolutamente confortevoli e silenziose. Fino ad ora le condizioni sono state ideali. Ma intorno a Barcelonnette rischiano di diventare veramente imprevedibili e di mettere alla prova le Michelin Cross Climate 2. Siamo qui, la strada più alta d'Europa, con gomme usate su neve. Ci andremo a divertire veramente. Il viaggio è stato lungo, però ne è valsa veramente la pena perché il paesaggio è spettacolare ed è il posto ideale per il nostro ultimo test. Sono veramente impressionato dalla facilità di guida. Dalla confidenza che ti danno. Wow, è stato veramente un viaggio bellissimo. Ero un tantino scettico sulla performance di un pneumatico usato, ma dopo aver testato in tutte le condizioni, asciutto, bagnato, neve, il Cross Climate 2, mi sento veramente di consigliarlo a tutti gli utenti che guidano per 12 mesi all'anno la vettura in condizioni climatiche diverse. Anzi, me le posso tenere.